La presenza cristiana a Milano è attestata storicamente fin dal primo secolo, in epoca apostolica, ma notizie certe si rinvengono a partire dal IV secolo. L'elevazione a diocesi viene fatta coincidere con l'episcopato di Ambrogio, colui che più di ogni altro segna la vicenda fondativa della chiesa che da lui porterà per sempre il nome, Ambrosiana. Nato a Treviri in Germania, alto funzionario romano, Ambrogio è una delle personalità più rilevanti della storia ecclesiale, venerato quale santo in Oriente come in Occidente, tra i quattro massimi dottori della Chiesa, insieme ad Agostino, che Ambrogio stesso battezzò in Duomo, nella veglia di Pasqua, la madre di tutte le veglie, del 387. Vescovo dal 374 al 397, deciso a non inchinarsi ai potenti del tempo e a salvaguardare i diritti dei credenti in Cristo, Ambrogio è simbolicamente cardine e origine di un modo di essere chiesa radicato nel territorio, capace di dialogare a viso aperto e senza complessi di inferiorità con il potere politico e amministrativo, secondo quel filo rosso che riannoda tutta la storia della diocesi di Milano, fino all'altro grande santo, copatrono della diocesi stessa, San Carlo Borromeo, nato nel 1538, morto nel 1584, canonizzato già nel 1610, divenuto arcivescovo residente, cosa rarissima per l'epoca, nel 1565. Troppo lungo e complesso anche solo scorrere il rinnovamento da lui operato, ma basti dire che visitò la diocesi ben 5 volte, in questo eguagliato solo 400 anni dopo dal beato Alfredo Ildefonso Schuster. Sì, perché la vicenda del cosiddetto Milano Sacro è anche storia di santità, attraverso i secoli fino a oggi, per limitarsi anche solo agli ultimi arcivescovi, in linea cronologica quasi perfetta, i beati Ferrari, con il successore Ratti divenuto Pio X, appunto il beato Schuster, a cui successe il beato Montini, Paolo VI, per arrivare al cardinal Martini. Centinaia di migliaia coloro che vollero dare a questo straordinario pastore intellettuale l'ultimo saluto in cattedrale, fino al cardinale Tettamanzi, attualmente arcivescovo emerito di una chiesa locale che, estendendosi su 4.234 km², rimane in realtà tra le prime al mondo. E non si possono dimenticare gli ultimi 10 anni con la straordinaria fioritura dell'elevazione agli onori degli altari di uomini e donne, nati e cresciuti alla fede in terra ambrosiana, come Santa Gianna Beretta Molla, i beati sacerdoti Talamoni, Biraghi, Monza, Don Carlo Gnocchi, il beato parroco di Chiuso, Suora Enrichetta Alfieri, l'angelo di San Vittore, Clemente Bismara, il patriarca della Birmania. Santi e beati venerati nell'intera diocesi, composta da 5.500.000 di fedeli, 2.000 sacerdoti diocesani, 1.107 parrocchie, raggruppate in gran parte in comunità pastorali, oltre 120, e unità pastorali. 1.114 religiosi, 6.100 le religiose, 110 i diaconi permanenti. È sede l'arcidiocesi dell'arcivescovo di Milano, oggi, dal 2011, Sua Eminenza il Cardinale Angelo Scola. Notevolissima la struttura capillare della Chiesa Ambrosiana, divisa in 7 zone pastorali e 73 decanati, molti gli uffici e i servizi di curia, tra cui nevralgico, quello di pastorale giovanile. Ovvia la bellezza e la diversità dei luoghi in un territorio così ampio, dalla metropoli al Forese, dai laghi e dai monti di manzoniana memoria alla bassa padana della zona sesta. Su tutto veglia, dall'alto, la Madonnina, sul Duomo, vero cuore e casa non solo le religiose degli ambrosiani, esempio altissimo e inimitabile del gotico flamboyant, con la sua storia, con la veneranda fabbrica istituita nel 1387. E proprio il Duomo, definito ottava meraviglia del mondo da Herman Melville, quello di Moby Dick, è lo splendido scenario, non solo di celebrazioni liturgiche, ma anche di tanti incontri, come in una famiglia, per eventi belli pieni di gioia e per momenti dolorosi che coinvolgono magari tutta la nazione. E poi ci sono le grandi serate, sempre magnifiche, animate dalla pastorale giovanile, come la Redizio Simboli, con la consegna della regola di vita nelle mani dell'arcivescovo, meta di un cammino spirituale di 18-19enni, o la veglia in tradizione Simboli, con la consegna del credo, il simbolo della fede. E poi ancora quei giovani, il pellegrinaggio al Sacro Monte di Varese, l'incontro annuale del 2 giugno con tutti i ragazzi della Cresima, nello stadio di San Siro, 50.000 mediamente presenti. Ormai una sorta di foto di famiglia per noi ambrosiani. E poi ancora gli oratori, più di un migliaio,
organizzati dalla FOM, la Fondazione degli Oratori Milanesi, con una grande tradizione alle spalle, ma che si apre al futuro e che accolgono ogni anno 400.000 fra bimbi e adolescenti, con l'opera di 50.000 giovani volontari animatori, ai quali in Piazza del Duomo all'inizio dell'oratorio estivo viene consegnato il mandato. Oratori, dunque, che meriterebbero un discorso a parte, in quanto vero fiore all'occhiello e peculiarità della Chiesa di Milano, che pensa e cammina giovane, ma su itinerari millenari, sempre con i carismi dell'accoglienza, purtroppo evidente e necessaria ogni giorno di più in questi tempi, del farsi prossimo con Caritas, del sostegno a ogni bisogno, della liturgia con il nuovo lezionario ambrosiano e con un rito unico e antichissimo, con una fede fatta di pietre vive, cristiani, e di quelle scolpite nelle basiliche paleocristiane, cosiddette matrici, Basilica Martyrum, Sant'Ambrogio, Apostolorum, San Nazaro, Virginum, San Simpliciano, ma anche nelle pietre delle moderne architetture di chiese dedicate ai santi di oggi, come Santa Gianna Beretta Molla. E ultimo ma non ultimo, le università e la grande cultura, incisa nel marmo del Duomo, ma anche nei musei, come il rinnovato e grande Museo del Duomo, l'Ambrosiana, fondata dal Cardinale Borromeo, prima Public Library, con il suo patrimonio di codici unico al mondo, il Museo Diocesano, le collezioni diffuse magari poco conosciute, i reperti romani del tardo antico, una Milano che dal sottosuolo del cardo decumano di prima di Cristo arriva fino al decumano del terzo millennio, in Expo.